Gatti. E arriva il gol della Juventus. Chesney! Attenzione, sta annullato. È stato annullato. Cari followers, buona domenica a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, è molto importante aiutare il vostro Yugufo a raggiungere quota 1000 iscritti. Manca davvero pochissimo, quando arriveremo a quota 1000 insieme, attenzione, perché il vostro Yugufo verrà insieme a voi una bottiglia di questo vino Tres Reinos, attenzione ragazzi, vino che disconosco la qualità, però ragazzi berrò insieme a voi un bicchiere di vino per festeggiare i 1000 iscritti, manca davvero pochissimo. Ragazzi, parliamo oggi di Stefano Pioli, attenzione perché Pioli giustamente è il miglior allenatore della Serie A. Ce lo disse Lele Adani, voi ricordate le sue parole, perché Lele Adani comunque è uno dei calciatori più forti comunque d'Europa e del mondo. Uno che è entrato di prepotenza venendo dalla San Martinese con gli scarpini rotti di pezza è riuscito ad arrivare in nazionale, dove solo 1000 persone circa sono riuscite ad avere la convocazione in nazionale, dove lui comunque è uno che ha annientato completamente il campione Overmans, che era uno comunque ai livelli di Messi, Cristiano Ronaldo. Lui gli ha troncato la carriera, lo ha annullato in una partita. Uno che comunque è quello, il cosiddetto addetto ai lavori, perché lui comunque ha giocato a calcio tanti anni e quindi sa di quello che parla. Se io non fossi Lele Adani nella mia vita, come miglior amico vorrei Lele Adani. Da lui ci disse, attenzione perché Pioli tra i 20 allenatori di Serie A è il miglior allenatore che c'è. Poi, comunque, seguito a ruota anche da Antonio Cassano, perché giustamente anche Cassano disse la stessa cosa. Oggi l'allenatore più forte in Italia, più evoluto, a livello comunicativo parla di calcio, persona per bene, persona umile, anche i risultati arrivano con le grandi prestazioni, fa migliorare i suoi giocatori. Di cosa vogliamo parlare? Pioli oggi è il miglior allenatore che c'è in Italia, senza se e senza ma, e ai dati di fatti che parlano. Vedete che anche Antonio Cassano dice che, attenzione, perché Pioli, non ci sta più Bobo, perché quello ci ha licenziato, Lele, vedi che Pioli è il miglior allenatore del mondo. Anche perché lì c'è pure il povero, anzi diciamo così, lo sciagurato Nicola Ventola, perché lì comunque lui sta là con il microfono in mano, prontissimo con il microfono, pronto per dire chissà che, però alla fine non dice mai un cazzo, perché lui sta lì, c'ha il microfono in mano, non si sa perché, sicuramente sarà un microfono falso, di quelli che c'è il filo Penzoloni staccato, non è nemmeno collegato, però lui per far vedere comunque che fa parte dell'arredamento, sta lì in caso di emergenza che non arriverà mai, lui non parlerà mai, però è lì pronto, ce l'hanno comunque come la ruota di scorta, che poi tu quando furi vai a vedere e dici, ma questa macchina la ruota di scorta non ce l'ha, e cazzo, la stessa cosa in pratica il nostro Nicola Ventola. Però Cassano ci dice questo, ci dice attenzione perché Pioli è uno che comunque è umile, è bravo, è uno concreto che fa crescere i calciatori. Invece ragazzi, abbiamo visto che Pioli durante la conferenza stampa perde comunque 3-2 con l'Atalanta ed è sempre la stessa soffa. Lui ci dice che attenzione che noi abbiamo dominato. Voi avete visto che quando l'arbitro stava per fare il fischio d'inizio, il modo in cui noi eravamo posizionati in campo prima del fischio d'inizio, abbiamo dominato. Ma poi loro anche nel cammino, nel tunnel che scende proprio dagli spogliatoi verso lo stadio, lì comunque nel tunnel hanno dominato. Poi ragazzi, il fischio d'inizio è avvenuto quando il calciatore comunque ha battuto il calcio d'inizio, in quel microsecondo loro hanno dominato, però poi abbiamo preso 3 gol. Alla fine non ci fossero stati quei 3 gol, noi comunque alla fine abbiamo dominato, però sono cose che succedono. Adesso testa Newcastle
però noi comunque siamo consapevoli della nostra forza. Cioè, nelle ultime 5 partite ne ha perse 4, consapevoli della nostra forza. Ma noi comunque abbiamo dominato, siamo entrati con la mentalità superiore, noi siamo comunque il Milan. Quelli, perché ci dice, no? Quelli che dicono che non puntano allo scudetto è perché comunque loro non vincono niente da tanti anni. Ma noi dobbiamo sempre puntare allo scudetto e sono a distanza siderale dalle prime due, che comunque sono Juventus e Inter. Ad ogni modo, che succede? Che Stefano Pioli non si dice che sia sulla graticola, perché alla fine la società dice vabbè, dobbiamo spendere soldi per un altro allenatore, purtroppo non ce lo possiamo permettere. Milan che comunque ha fatto un mercato comunque faraonico, ha speso un botto di soldi, ha comprato Tizio, Caio, Sempronio, Nello, Buffalmacco, Calandrino, Astolfo, Guarini, ha comprato praticamente di tutti. Poi alla fine questo non va bene perché quell'altro comunque è un giocatore incompleto, perché così. Poi adesso Romero preso parametro zero in ragazzi, alla fine la Juventus gli avete impedito di fare il mercato, lo avete cacciato dalla Champions League proprio a favore del Milan. Ma forse Pioli si pensa che anche quest'anno, arrivando quinti, volete andare in Champions. Magari lui ha capito questa cosa e quindi adesso si sta pavoneggiando, però mi sa tanto che non è chiaro il concetto. Una volta è festa a Palagiano, si dice dalle mie parti. Quindi una volta succede che ti danno la Champions anche se non ti sei qualificato. Quindi occhio, miglior allenatore del mondo. Capisco che stai dominando il campionato. Questo, alziamo le mani, stanno dominando, questo è vero. Però occhio, perché attenzione, il Milan potrebbe comunque avere dei problemi ad andare in Champions League, visto proprio questo scontro diretto che ha perso contro l'Atalanta. Sponda Napoli, cari followers, quello che succede è che adesso, dopo aver smaltito la batosta, la sbornia che hanno preso contro la Juventus, giustamente loro adesso poco a poco sono riusciti di nuovo a deambulare sulle loro gambe con le loro forze. Adesso escono la testa dal sacco e ci fanno sapere comunque che i poteri del palazzo sono cattivoni, perché come sempre i giornalisti sono tutti controllati dalla Juve cattivona e ci fanno sapere delle cose che alla fine non esistono, perché loro sono fuorvianti, loro comunque fanno disinformazione. Alla fine la verità è una sola: la Juve ruba. E giustamente uno degli esponenti di spicco della tifoseria anti-juventina è proprio lui, il nostro pistocchione nazionale, che giustamente ci fa sapere una cosa. Lui ci dice: la Juventus, dopo che ha battuto comunque Fiorentina, Cagliari, Monza, il pareggio con l'Inter, adesso batte pure il Piagnapoli, no? E lui ci dice: il miglior Piagnapoli della stagione. Minchia, se questo qua è il miglior Napoli della stagione, figuriamoci che squadra di merda giocava nelle altre partite. Però lasciamo stare. Loro comunque ci tengono a far sapere che, no, queste vittorie della Juve avvengono, no, tipo una provinciale, perché tu comunque lasci campo e pallone agli avversari e hai un possesso palla addirittura inferiore al 34%. Quindi comunque ci definiscono delle provinciali. Io non ho mai visto comunque delle provinciali che fanno questo gioco, come dice Pistocchi, che poi alla fine, no, alla fine dice: beh, finito il campionato, dove stanno questi qua? Sono retrocessi o comunque stanno nella parte destra del tabellone della classifica. Invece no, noi siamo secondi a 2 punti dalla prima, dove tra l'altro tutte le squadre più potenti, la Roma, la Lazio, il Milan, il Piagnapoli, tutte queste squadre qui comunque sono, diciamo, a distanza siderale dalla prima in classifica. Però comunque noi siamo provinciali, alla fine ci sta, accettiamo quello che ci dice il nostro pistocchione. Però la cosa divertente è che lui ci viene a dire, no, occhio, perché il miglior Napoli della stagione gioca, crea di più e gioca meglio, spreca 2 clamorose occasioni con questo qua che non lo so dire, da oggi si chiama Caccascelia, spreca 2 clamorose occasioni con Caccascelia e Di Lorenzo e non è fortunato al minuto 65, quando Orsato e VAR non vedono una netta trattenuta di Cambiasso su Caccascelia in area di rigore. Totalmente ignorata dalla regia della televisione. Prima o poi capiremo che cosa succede allo Juventus Stadium, che non ha proposto nemmeno un replay.
Voi sapete che il nostro pistocchiere, quando ci sono le partite, lui si siede sul divano con le pantofole della standa e si vede la partita. Ma quando c'è la partita della Juve, giustamente, no? Lui che è alto un metro e niente, come a Variale, hanno la stessa altezza, lui che cosa fa? È talmente basso che per attaccarsi le scarpe, per legarsi le stringhe delle scarpe, non c'è bisogno nemmeno che lui pieghi le ginocchia, se li può attaccare direttamente, no? Allora lui che fa? Si mette sullo sgabello, prende la lente di ingrandimento. Dobbiamo vedere la partita della Juve perché questi rubano. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo spulciare qualsiasi fotogramma. E giustamente lui riesce a scovare una cosa che il mondo ingenuo non riesce proprio a vedere. Però lui sì che l'ha visto. C'è stata una netta trattenuta di Cambiasso ai danni di Cavrascelli. Poi giustamente non si parla, anche lì la regia della televisione chissà come mai ignora un rigorazzo che stava comunque il calciatore del Napoli che ha preso con il braccio. Solo Magneti Marelli ne ha parlato, però giustamente lui sapete che quando si tratta della Juventus si inventano delle regolucce afflittive. Dice da oggi è così, se un difensore poverino, dice pure poverino, se un difensore poverino è girato di spalle, no? Non è rigore, perché è girato di spalle. Quindi sappiate che se giocate a calcio, no? Voi potete fare una cosa, c'è un avversario, gli volete tirare una sberla e l'arbitro vi espelle. Giratevi dall'altra parte, fate così, alla fine di spalle, poverino. Anche perché poi tu puoi fare pure il tuffo carpiato. A portiere battuto, se tu sei sulla linea e sei un difensore, puoi prenderla con le mani. Basta che ti giri dall'altra parte, fai così. Non è mai rigore, parola di Magneti Marelli, ragazzi. Cari followers, attenzione perché dobbiamo parlare un attimo dell'Inter. Inter che vince comunque facilmente schiacciando un Udinese poco concreta e poco esistente. Alla fine ci sta questo risultato, però la cosa divertente è che comunque a sbloccare la partita è un rigorino, i soliti rigorini che vengono concessi all'Inter. Voi sapete che l'Inter è una squadra comunque abbastanza forte, nettamente superiore all'Udinese, quindi il risultato è più che giusto. Non stiamo qui a dire che va bene, però alla fine l'Inter ruba, ragazzi, il risultato è corretto, alla fine loro hanno vinto, però viene sbloccata da un rigorello che a definirlo rigorello è comunque un'offesa ai veri rigorelli, perché comunque lui lo tocca, il difensore dell'Udinese tocca leggermente la spalla del calciatore dell'Inter che giustamente si lascia cadere per terra. Sicuramente Cuadrado, che era uno dei tuffatori, invece di avergli fatto comunque la scuola con gli ultra eccetera eccetera, molto probabilmente è stato il contrario. Loro hanno comprato Cuadrado, lo hanno tesserato proprio per farsi spiegare come ci si butta per terra e come ci si tuffa. Inter che riceve un rigorino a partita è fisso, ormai da 3 mesi riceve ogni giorno, ogni partita, anche in Champions riceve sempre il solito rigorello. Al minimo contatto si buttano per terra perché sanno che comunque l'arbitro fa questa farsa di andare a vedere al VAR, si fuma una sigaretta mentre fa finta di vedere il monito e poi fa, fischia sempre il rigore. Attenzione perché ci ha detto l'altro giorno Magneti Marelli, lui ci dice ma se il contatto è lieve, alla fine un contatto leggero non c'è rigore. Poi i contatti leggeri dell'Inter comunque sono dei contatti proprio catastrofici dove alla fine non solo va dato il rigore, ma lì bisogna dare cartellino rosso con 20 giornate di squalifica perché lo voleva ammazzare e ha fatto così sulla spalla e giustamente è un rigore netto, ragazzi, purtroppo. Voi sapete che la FIGC, Federazione Interista Calciatori Calcio Giocato, lì non so che cosa vuol dire, e c'è anche l'AIA, Associazione Interista Arbitri, queste comunque coalizioni con Gravina, con Ceferin, alla fine fanno dell'Inter una squadra davvero forte, perché l'Inter è già forte di suo, se poi riceve comunque queste attenzioni particolari da tutta l'organizzazione calcistica, alla fine, ragazzi, è anche un vero e proprio miracolo che la Juventus sia lì appaiata con l'Inter a soli 2 punti di lunghezza, perché visto il venticello che tira, ragazzi, siamo veramente dinanzi a un miracolo ad essere lì secondi in classifica. La seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, lasciate un like, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Se arriviamo a 900 berrò con voi un bicchiere di vino. Chi non si iscrive al canale è un pistocchi. Yeah.